quando l'acquista il ruolo magico, chi viene prescelto per andare a prendere il cavallo che tutti vorranno poi che sia il cavallo vittorioso la sera della carriera, nei giorni precedenti al palio, nei giorni anche precedenti a quella mattina in cui viene proprio assegnato il barbero, perché sono i giorni precedenti quelli carichi di riti, di ritualità, di scaramanzie, di sogni. C'è chi va in luoghi particolari, c'è chi si mette in tasca un oggetto prezioso, c'è chi fa dei gesti unici. La stessa contrada ha le sue ritualità, che partono ad esempio dal modo in cui viene detto a chi viene prescelto per questo compito così simbolico, come viene comunicato a chi viene scelto questo ruolo così simbolico, ognuno al suo modo, ognuno alla sua maniera, ognuno al suo momento, e questo viene sempre fatto nel tempo. Però guardate, la figura di colui che va a prendere il cavallo sta assumendo questa forma molto rituale, molto scenografica all'interno di questa grande festa, questa teatralità che è il palio, negli ultimi decenni, perché se guardiamo le riprese, le immagini anche degli anni 80, 70, c'era forse meno pathos, forse meno sensazioni che caricano questa figura di questa grande responsabilità. E in questa scenografia ora questa ritualità è tanta, è importante, e tutti quelli che vanno a prendere il cavallo se la sentono addosso e la vivono con grandissima forza e con grandissima speranza. Poi uno su 10 ce la farà e sarà quello vittorioso. Mi chiamo Antonio Manganelli e sono della Contrada della Lupa. Ho portato nella Lupa per la seconda volta Preziosa Penelope per il palio del 16 agosto 2016, palio in cui la Lupa ha fatto cappotto. Riccardo Coppini, la contrada capitana dell'Onda. Io ho portato il palio e il cavallo vincente nell'ultimo palio che è stato corso il 4 di luglio, dopo due giorni di ritardo, e il cavallo era Tabacco. Sono Roberto Reguli, della Contrada dell'Orno, ma per tutti sono Bobbe, sia nell'ambiente ippico senese che nel mondo contradaiolo. E ho avuto la fortuna di portare il 13 agosto del 2022 Violenta da Clodia in contrada. Questa non era la prima volta in cui sono andato a prendere il cavallo, perché ho preso il cavallo, anche ho portato il cavallo nella Lupa, anche nel palio di agosto del 1996, esattamente 20 anni prima rispetto a quando ho portato il cavallo per il cappotto. Era un palio anch'esso abbastanza straordinario, è stato come il cappotto, perché è il palio che il Bruco ha vinto dopo tanti anni di digiuno. Il cavallo era solstizio d'estate e purtroppo insomma si è fatto male durante il palio, però ci ha fatto sperare. Era la prima volta che andavo a prendere il cavallo nella mia carriera di capitano. Ovviamente nell'Onda è tradizione che sia il capitano a scegliere chi va a prendere il cavallo, quindi ho mandato a prendere il cavallo diverse persone, fra cui due persone mi hanno portato il cavallo vincente. Questa volta è toccato a me essere dall'altra parte della barriera, no? Della barricata, in quanto è stato il mio capitano, Alessandro Toscano, a chiedermi di andare a prendere il cavallo. Era la prima volta che andavo a prendere il cavallo, perché nel Leorno ultimamente, come consuetudine, uno ci va una volta e basta. Non è come gli anni indietro, quando la contrada era un po' più piccola e la gente era meno. Ho saputo che dovevo andare a prendere il cavallo, in quanto me l'ha comunicato come di prassi il capitano. Nella Lupa questa comunicazione non avviene in forma privata, in genere avviene durante la scena della prova generale. E a volte chi va a prendere il cavallo lo sa anche prima, nel mio caso no, io avevo raccontato al capitano il sogno che ho fatto, che era abbastanza premonitore, però questo racconto non era funzionale a andare a prendere il cavallo, semplicemente perché il capitano è un mio amico e gli ho raccontato questo sogno perché mi sembrava una cosa bella e dovevo condividerla con qualcuno, perché lui mi sembrava la persona giusta, ovviamente Gabriele Garagnoli, il capitano. E quindi io non sapevo andare a prendere il cavallo finché alla scena generale, durante il discorso del capitano, il capitano ha detto che sarei andato a prendere il cavallo. E è stata un'emozione, un secondo di emozione molto forte, molto intensa, di gioia da un lato, ma anche di preoccupazione, insomma, perché comunque c'hai la gioia di essere
di fare una cosa per la contrada, ma anche poi la preoccupazione di doverla far bene. Però questa emozione è durata solamente 3 secondi, perché dopo, al quarto secondo, sono arrivate una centinaio di ragazzi, i miei amici, addosso e mi hanno abbracciato, mi hanno iniziato a tirarmi, quindi diciamo le emozioni sono svanite in mezzo a dei bracci forti e sudati dei miei amici, e mi hanno portato a bere. E quindi questo è il modo in cui sono venuto a conoscenza del compito che mi sarebbe stato assegnato. Ma è stata una cosa un po' particolare, nel senso che Alessandro mi ha telefonato per sapere, avere la conferma che io fossi a cena una certa sera, circa una settimana prima della tratta. Mi ha detto: c'ho da parlarti, e io lì per lì non ho capito che cosa poteva avere da dire. E poi, quando sono arrivato nell'onda, mi ha preso in disparte e mi ha detto: ma te la sentiresti di andare a prendere il cavallo? Al che io ho avuto, proprio come ora, la pelle d'oca, e mi è venuta la pelle d'oca, un'emozione grandissima. Lui ha visto evidentemente la mia titubanza e mi ha detto: ma ci vuoi pensare? No, non ci penso, ti dico subito di sì, gli ho detto. Sono onorato di andare a prendere il cavallo per l'onda, e lo ando a prendere per tutti e con tutti gli ondaioli. Allora, mi è stato comunicato la settimana prima della tratta, qui il discorso è lungo perché ci sono, come si dice a Siena, magate, sogni e tante storielle, e mi chiamò il mio amico Ube Mangino, Roberto Oddo, mi disse: c'ho da dirti una cosa. Dove sei? Sono al bar in Pantaneto. Mi disse: aspettami, osti. A me ci si trovò in Pantaneto, ci si avviò verso il loggio del Papa, al che ci venne incontro Massimo Bari, cioè Mino il capitano. Mi sembrò un po' strana la cosa. E mi disse: ah, mira, ti cercavo perché qui là sopra sotto c'è da dirti una cosa. Dimmi, mi disse. Dice: sai, ci devi dare una mano perché ci dovresti andare a prendere il cavallo. Io lì rimasi gelato, perché la stessa notte avevo fatto un sogno dove un ragazzo e una ragazza di Leonno scomparsi, tra l'altro lui è stato, il ragazzo era Ferdinando Bologni, era stato fidanzato da mia sorella, e Silvia Mariotti, la ragazza, è purtroppo scomparsa per un malaccio a 40 anni. Nel sogno mi avevano detto che mi avrebbero chiesto di andare a prendere il cavallo e che Leone avrebbe vinto. Io rimasi gelato, ma in verità sacrosanta. Nel 2016, l'anno in cui abbiamo fatto il cappotto, sono nati i miei due figli gemelli, Bernardo e Cosimo. E prima del palio, tra il palio di luglio e il palio di agosto, ho fatto un sogno, come appunto spesso succede nelle cose di palio, in cui il sogno si mischia con la realtà, non si distingue bene i confini, che iniziava proprio nel palio del 1996. Il palio 1996, appunto, in cui era andato la prima volta in cui ero andato a prendere il cavallo, e ho visto il palio, perché ero aiuto economo in quegli anni, quindi ho visto il palio del palco degli economi al Casato, e ero proprio durante il palio in quel palco che incitavo il cavallo da lupa, Solstizio d'estate, appunto, che da rincorsa è partito primo, è stato primo per un po', lo incitavo veemente, quando a un certo punto sento una voce di donna che mi chiama dalle spalle, e io mi volto e esco dal palco e scendo dal palco, e però non entro nel palazzo che è dietro quel palco, nel Casato, ma entro al Santa Maria della Scala. E mi ritrovo a Santa Maria della Scala, che era ancora un ospedale, quindi non era solo un museo, ma c'erano le corsie, i letti, e sento ancora questa voce che mi chiama, e io la prima voce che ho pensato alla voce di, mi sembra, la voce di mia mamma, che era morta appunto nel giugno del 2016, era morta da poco, e poi questa voce piano piano che entro dentro l'ospedale si trasforma, e mi sembra quella di mia moglie Emanuela che mi chiama. Infatti arriva un punto, c'è questo letto, c'è un letto in una stanza enorme, affrescata, questo letto da solo, e c'è lei che dalla luce fa nascere, insomma, i nostri due bambini, Bernardo e Cosimo, e questo ovviamente lo lego alla simbologia del palio, dei due scittini, dei due pali vinti. E quindi questo sogno l'ho raccontato al capitano, che peraltro, insomma, ero molto emozionato, perché peraltro è un periodo che non vivevo neanche in Italia, vivevo a Londra, quindi ero lontano, andavo e venivo per festeggiare la vittoria del Palio di Luglio, quindi erano dei giorni molto movimentati, appunto. Mia mamma morta, aspettavo mia moglie incinta, aspettavo, insomma, quindi diciamo che erano dei giorni molto, molto,
molto emozionanti e pieni di emozioni. Ho raccontato questa cosa al capitano e probabilmente in virtù di questo ha deciso poi di mandarmi a prendere il cavallo. E alla fine di questo sogno, perché poi il sogno non si finisce qui, è interessante perché continua, cioè sento di nuovo una voce di donna che mi chiama, ancora diversa, e che io poi nelle mie interpretazioni, nei miei pensieri, ho associato alla contrada, questa volta è la lupa che mi chiamava. Esco dal letto dell'ospedale dove mia moglie ha dato luce ai bambini, esco in piazza dall'ospedale, da Santa Maria della Scala, in piazza del Duomo, e ci sono tutte le bandiere della lupa festanti che festeggiamo la vittoria del Palio, del Cappotto. Credo che nel Palio ci siano due aspetti. Uno, l'ho vissuto da capitano, è un aspetto più razionale, ovviamente ci vuole sangue freddo, ci vuole lavoro durante l'inverno, e poi c'è un aspetto emozionale, un qualcosa di soprannaturale che credo esista, però, anche se è sempre difficile, sempre più difficile andare a cercarlo, andare a capirlo, andare a prendere i segnali giusti. E su questo io ci credo molto, ci ho sempre creduto, ho avuto tutte queste mie scaramanzie, chiamiamole così, ma so qualcosa di più a mio modo di vedere, durante la mia carriera di capitano. E per cui quando faccio un passo indietro, quando è andata all'estrazione Alessandro Toscano, il capitano, siccome era un periodo che le estrazioni non ci andavano molto bene, dice: ma Riccardo, che ne dici? Può fare qualcosa? Te avevi qualcosa di particolare quando hai vinto quei due pali? E io gli ho dato un oggetto particolare che lui ha preso e che lui si è messo, e guarda caso siamo usciti a sorte. Siamo usciti a sorte e da lì è nata questa avventura surreale, perché effettivamente pensare di andare a prendere il cavallo, prendere il proprio cavallo e oltretutto vincerci il palio, credo non sia capitato a tanti. E questa è stata un'esperienza per me veramente meravigliosa, meravigliosa. Quando mi è toccato Tavacco ho subito detto, e qualche contrariolo se ne ricorda tuttora, che se dovessimo vincere con Tavacco io avrei raggiunto, credo, il massimo in materia faliesca, ovviamente, nella vita. E invece poi questo si è verificato, perché secondo me c'è qualcosa oltre il palio, che è palio emozionale, palio emotivo. Io, per esempio, ho sempre detto: vado a prendere il cavallo, ma a chi mi diceva forza, io dicevo forza tutti insieme, perché a prendere il cavallo ci dobbiamo andare tutti insieme. Perché è come quando nel 2012 Gigi ebbe l'inciampone a San Martino al terzo giro, forse voi non ve lo ricordate, ma qualcosa lo ritirò su, e non fu lui, anche se poi lui fu molto bravo, ma lui non poteva tirare su un cavallo in corsa, e qualcosa lo ritirò su. E io ho sempre detto, secondo me l'ha ritirato su il desiderio dell'onda, gli ondaioli che tutti insieme volevano quel palio dopo 17 anni che non avevano avuto e assaggiato la vittoria. Mi fa l'economa, le scarpe, no, le dissi, dammi gli stivali, perché c'ho da portare tutti. Ci ho da portare tutti i miei santini, fra virgolette, perché c'erano le fotografie di persone anziane che erano morte, di ragazzi giovani che erano morti. Mi sembrava giusto portare la fotografia di Silvia e Ferdinando, che aveva fatto questa cosa. Il mio babbo correva d'obbligo, chiaramente. Poi portai, diciamo, la fotografia di un misterioso lato B di un'amica, tanto c'è Martinetta a dirlo, che mi ha sempre portato fortuna in certe cose, diciamo. E poi niente, c'era la fotografia di Caronte, era un cavallo che io avevo cominciato a cavalli con Camillo, un cavallo che aveva Camillo, che andava forte, che poi quando Camillo tornò via a Milano ho tenuto io per tanto tempo, e che dissi, cavallo buono chiama Cavalla Buona, portò anche la fotografia di Carontino, e poi tutto, niente. Poi c'era qualche ragazzo e purtroppo è morto, però avevo stata un'visione, perché loro, infatti ho sempre detto che sarà tutto in montura, perché quelli in cielo e quelli in terra, avevo stata un'visione che io, era una cosa, quel periodo dopo il sogno di Ferdinando e Silvia ero sicuro,
dopo il sogno del mio papà mi diceva vinto il Leo e fai, sì, papà, sì, ma io sono morto, cioè, una cosa ghiacciata, ma è verità, E niente, avevo stato un vincitore, io ero solo il vincitore del Leone, tant'è vero che prima di andare a vestirmi, sì, io se vinco, se piglio anche il giorno prima, io se piglio meglio a valle, insomma, io sono sicuro piglio il cavallo e vince, a me lo trovai o mi tocca, se no mi morti li dissi, non ci scomodavano, feci piangere tutti, ma è verità.